Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro. Oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri e non tollerare la gente che è crudele col tuo. Non perder tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte sei indietro, ma la corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco non lo sanno ancora. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite, ti mancheranno. E forse ti sposerai, o forse no, forse avrai figli, o forse no, forse divorzierai a 40 anni, o forse balerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita. Non fare pasticci coi capelli, se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare le vernici sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.